Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si allontanò di là, giunse presso il mare di Galilea e salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lodavano il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse loro: Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino. E i discepoli gli dissero: Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande? Gesù domandò loro: Quanti pani avete? Dissero: 7 e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla a sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Congedata la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione di Magadan. Gesù sale sul monte. Il monte è sempre un contesto profondo per pregare, per incontrarsi con il Padre e riflettere insieme con Lui, prendere una scelta importante. È molto interessante questa immagine di Gesù che sale sul monte e guarda. È l'immagine di un Dio che dall'alto guarda la nostra vita. Da una prospettiva totalmente diversa, a volte da come noi guarderemmo la nostra vita. È importante metterci quindi in un'ottica diversa, salire anche noi sul monte della nostra vita, riflettere e guardare quello che siamo da un'ottica totalmente diversa e magari anche dalla dimensione di Dio, cioè da come Dio guarderebbe la nostra vita. Sarebbe totalmente diverso, sarebbe molto, molto interessante. Un altro aspetto importante è che Dio dice: Sento compassione per la folla. E questa è proprio una forma di fronte a un mondo così indifferente, una rivoluzione umana, una rivoluzione d'amore che Dio ci fa vedere, che Dio, ci mostra. E osare a trasformare in sofferenza personale ciò che accade nel mondo, dice Papa Francesco, mi piace sempre ricordare questa sua frase. E noi abbiamo in una delle preghiere durante la messa, proprio ricordando la compassione, ricordando la figura del buon samaritano, che in fin dei conti è Dio, e di Gesù ci dice proprio questo: ancora oggi tu, come buon samaritano, passi accanto ad ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito. E versi sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. E così la notte del dolore si apre a Gesù Cristo, alla luce pasquale di Gesù Cristo crocifisso e risorto. E Dio si avvicina, ci guarda e con il suo sguardo è capace di trasformare tutta la nostra vita. Magari anche noi riusciamo a avere questo sguardo profondo sulla nostra vita, salire sul monte della nostra esistenza, della nostra storia e guardarci non solo con i nostri criteri, ma con gli occhi e i criteri di Dio.